passerei subito a darvi i dati del bollettino quotidiano e dopodiché dirvi alcune comunicazioni. E al momento noi abbiamo fatto praticamente 100.000 tamponi, sono 999.000, scusate, 588 tamponi. Abbiamo quasi 20.000 persone in isolamento, 8.724 delle quali positive, sono 2.000 ricoverati ormai, due grandi ospedali, come dico sempre, sono 2.000 letti dedicati a questi pazienti, ai quali si aggiungono altri 8.000, quando sono 860, si aggiungono praticamente 8.860 letti dedicati a pazienti non coronavirus. 747 dimessi, vedete, cresce il numero dei dimessi. 356 persone in terapia intensiva. 413 persone che hanno perso la vita, quindi morti, e 74 nati. Vi do un altro dato statistico, che è quello del servizio inoltre. Nei primi 10 giorni il servizio psicologico, il supporto psicologico, ha avuto 1.680 chiamate con 650 colloqui psicologici. Potete scrivere con tranquillità che 13 milioni e mezzo li abbiamo comprati. Abbiamo una partita di FP2 che arriva, che sono 2 milioni di mascherine. Stiamo comprando e abbiamo comprato le FP3, insomma stiamo andando a regime. Tanto è vero che tutte le mattine inviamo il fabbisogno più un tot per ogni URSS da dedicare ai centri servizi e ovviamente alle case di riposo. Qualcuno l'altro giorno si è forse ha mal interpretato le mie parole quando ho detto ma non siamo noi quelli che dovrebbero dare le mascherine. No, noi le diamo le mascherine, le diamo alle case di riposo, le diamo ai medici di base, le diamo a tutti quelli che le chiedono se ce le abbiamo. Ma ho semplicemente detto non è che siamo noi in tempo di pace che dobbiamo preoccuparci del magazzino di una casa di riposo o di qualcun altro. Adesso c'è emergenza, facciamo in modo di dare questa copertura, però vorrei che non passasse il concetto che è un obbligo di legge, lo facciamo volentieri, non voglio essere mal interpretato, ma siccome ho letto qualche commento, la regione non mi dà le mascherine, la regione se ce le ha te le dà volentieri, se non le trova neanche lei, le mascherine non te le dà.